Buon pomeriggio, NEP Edizioni oggi è in compagnia di Silvio Giovarruscio, curatore insieme ad Oriana Ippoliti del volume Tecnostress, modello Sogi, analisi dello strumento, che fa parte della collana Diritti Umani, Sicurezza e Diritto del Lavoro. Buon pomeriggio, ingegnere. Buon pomeriggio. Questo volume si collega ad un altro libro che fa parte di questa collana, che è Homo Sapiens Digitale, il male oscuro del tecnostress. Ecco, vuole spiegarci meglio di cosa stiamo parlando? Cos'è il tecnostress? Fondamentalmente il tecnostress parte dalla tecnologia. Oggi di tecnologia siamo invasi, basta pensare a smartphone, computer, portatili e quant'altro. E fondamentalmente il tecnostress come nasce? Nasce nel momento in cui una tecnologia è usabile, quello è il punto di partenza. Il momento in cui la tecnologia non è facile da utilizzare, è complessa fondamentalmente, ecco là che si creano i presupposti per i tecnostressori. È diciamo, un'esposizione eccessiva a questo tecnostressore può determinare lo stress, che ovviamente può essere rilevato a posteriori attraverso diversi parametri, per esempio la soddisfazione lavorativa, l'impegno organizzativo e l'attaccamento all'azienda. La differenza di questo volume, però, rispetto all'altro, è che qui viene proprio, spiegato un percorso metodologico e applicativo vero e proprio che ha portato ad uno strumento di indagine per valutare il tecnostress, vero? Partendo dall'esperienza in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il modello cerca di verificare, individuare eventuale presenza di tecnostressori, sia in fase preventiva sia in fase di protezione. In fase di prevenzione, fondamentalmente, la finalità è quella di rilevare se la tecnologia è usabile o meno, in modo tale eventualmente da intervenire per renderla, tra virgolette, più usabile e così diminuire gli effetti dei tecnostressori. In fase protezione, cioè in fase consuntiva, serve per rilevare già il danno che ha determinato e eventualmente diminuirne la gravità del danno. Benissimo, una domanda relativa alla sua attività. Lei è professore, consulente aziendale in materia di sicurezza, qualità e riorganizzazione aziendale e svolge anche attività di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, ha avuto modo di scontrarsi con il tecnostress e soprattutto quali sono le reazioni che ha visto da parte delle persone nella realtà di tutti i giorni? Purtroppo oggi abbiamo uno strumento che portiamo continuamente appresso, che si chiama smartphone, e là già c'è un grosso problema, il fatto che ovviamente non c'è più distinzione tra lavoro e casa, e quindi c'è quella che si chiama techno invasion, un grosso tecnostressore. E purtroppo ci si scontra continuamente in tutti gli ambiti lavorativi, soprattutto per esempio stando a scuola lo vedo continuamente anche con i colleghi che stanno sempre davanti al telefonino a vedere mail, a chattare e quant'altro, per non parlare poi ovviamente degli studenti. Quindi è un grosso problema e ecco il modello cerca proprio, partendo da questa situazione, di rilevare quelle che sono le problematiche, la tipologia di tecnostressore al fine di eventualmente mitigarne gli effetti. Ecco, ha fatto riferimento agli istituti scolastici. C'è una Sì. responsabilità che questi hanno nei confronti delle nuove, leve o degli studenti? Purtroppo il problema è molto più grande, ci sarebbe molto da parlare di educazione nell'utilizzo di queste nuove tecnologie, che fondamentalmente parte tutto da là. E poi alla fine si riconduce proprio all'usabilità, perché purtroppo stiamo parlando di uno strumento molto usabile, solo che anche là, come al solito, bisogna dare il giusto senso alla tecnologia, usarla per quello che serve, non eccederne. Purtroppo i ragazzi di oggi in questo eccedono. È l'ultima cosa che fanno prima di addormentarsi e la prima che fanno quando si svegliano. È proprio vero, purtroppo. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Io ringrazio allora Silvio Giovarruscio per essere stato qui con noi oggi pomeriggio. Grazie, Silvio.
Grazie a voi. E ricordo nuovamente ai nostri lettori il volume Tecnostress, modello Soggi, analisi dello strumento che fa parte della collana Diritti Umani, Sicurezza e Diritto del Lavoro che potete trovare sul sito www.nepedizioni.com. Grazie per essere stati con noi.